conclusione, la rete in un amen, torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto? Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Quest'oggi numero speciale dedicato in gran parte alla Coppa Italia, alle finals disputate a Siena, che hanno visto consacrare tra i maschi il Bolzano, tra le donne la Iomi Salerno. Parleremo ovviamente della manifestazione, lo faremo in compagnia di Matteo Aldamonte. Buonasera, ciao Matteo, ciao a tutti, buonasera. Anche lui di ritorno da Siena, e in compagnia, lo abbiamo in collegamento telefonico, il commissario tecnico delle nazionali, direttore tecnico delle nazionali, Riccardo Trillini. Ciao Riccardo. Ciao Marcello, ciao Matteo, grazie. Anche Riccardo presente a Siena nella tre giorni. Allora partiamo step by step. Partiamo dal settore maschile, dalla Final Eight, che ha visto la conferma di Bolzano. Squadra che ha ruggito più forte delle altre, si è confermata, aveva vinto l'anno scorso, lo ha rifatto quest'anno. E la vittoria secondo me conferma l'escalation di Bolzano, che dall'inizio del 2020 a oggi ha davvero cannibalizzato la scena, lo ha fatto in modo particolare negli ultimi anni, era il 14° trofeo dalla stagione 2011-2012 a oggi, davvero un'infinità per Bolzano. Rifacciamo il punto nel servizio e poi ne parliamo insieme. Bolzano trionfa e vince dunque la Coppa Italia, la quinta Coppa Italia della propria storia. Probabilmente una delle più belle finali degli ultimi anni, vibrante, affrontata a ritmi forsennati, piena di giocate, di alto livello da ambo le parti. La vince Bolzano, che batte Siena e mette in bacheca il 14° trofeo dalla stagione 2011-2012 a oggi. Un'infinità per un organico in grado di cannibalizzare letteralmente la scena nazionale. È la quinta Coppa Italia di marca bolzanina, un traguardo che ancora una volta conferma la fame di vittoria e l'attitudine ai grandi palcoscenici dei giocatori in maglia bianco rossa, tutti, nessuno escluso, in un roster che anche quest'anno spazza via ogni possibile dubbio sulle sue ambizioni e sul suo stato di forma, lanciando un inequivocabile messaggio alle contendenti per lo scudetto. Sul fronte opposto è doveroso il tributo all'operato in campo e fuori da parte di Siena, progetto nuovo, è giunto in 18 mesi in una finale di Coppa Italia con più di 1500 spettatori sugli spalti, appassionati e non, è un organico di livello che anche in campionato promette di giocare un ruolo chiave ai prossimi playoff. Chiave di volta della finale di domenica scorsa, le 18 parate di Mate Volarevic e la prestazione eccellente di Mario Sporcic, trascinatore indiscusso della squadra allenata da Boris Vorsek, al quinto trofeo in un anno e mezzo sulla panchina bolzanina. Al 16° l'equilibrio è totale, Ricobelli ruba il tempo a Volarevic e insacca il 9-9, servono 22 minuti per vedere una prima e timida fuga con il 15-11 di Starcevic, che spaventa il pubblico del Palaestra. Bolzano scava il solco, ne mette 3 fra sé e gli avversari. Siena però è durissima a morire, con bronzo in contropiede realizza il 19-18 che chiude la prima metà di partita. Punto a punto, gol a gol, si arriva al rush finale. C'è Starcevic nel 30-26 al 54°. Finita, ma che, bronzo dall'ala per il 31-29. Time out di Dvorsek per riordinare le idee. Si lotta, casa all'ultima palla per riaprire i giochi, ma il suo tiro stavolta finisce a lato. E l'epilogo, vince Bolzano che domina ancora una volta. Ed allora partiamo nella disamina della Final Eight proprio dai vincitori, dai trionfatori, è proprio il caso di dire, in considerazione di quello che è stato il numero di successi collezionato da Bolzano negli ultimi anni. Ecco Trillini, per detto giusto, il campo ha parlato in maniera chiara, è Bolzano la squadra in questo momento, in questa fase della stagione, più forte di tutte e dunque meritevole protagonista anche della Final Eight? Ah, innanzitutto direi che c'è stato un grande equilibrio, per cui Bolzano non è tanto superiore alle altre, lo si è visto da tutte le partite tranne Siena-Trieste, un grande equilibrio. Però devo dire che Bolzano ha veramente giocato bene e è un Bolzano trasformato rispetto al girone di andata. Segno proprio che quando alcuni giocatori, che alcuni considerano un po' datati, tipo Turkovic, nella finale
anche Mario Sporcic quando vogliono. Io direi anche semifinale Sporcic, non soltanto finale. Sì, veramente, ma senza dimenticare Gaeta, che sapeva di dover mettere un altro sigillo sulla sua presenza in Italia, per cui veramente molto bene tutta la squadra. Ha giocato in una maniera che a me piace tanto, in velocità, un'ottima difesa, un grande portiere. E volevo anche fare complimenti particolari a Turković, perché è proprio un giocatore diverso rispetto a ottobre, novembre, e si vedeva che voleva vincere, veramente l'ha dimostrato. Poi volevo anche far notare Starčević pivot, perché è un momento di difficoltà per Ratko, è stato impiegato causa forza maggiore nella posizione di pivot e si è diventato veramente forte. Non mi pare abbia fatto male. Ecco, Bolzano, le altre, ecco, da direttore tecnico delle squadre nazionali, cosa hai notato, cosa ti è piaciuto, su cosa invece bisogna ancora lavorare per quanto visto a Siena? Ma ci sono, direi subito Siena, non perché è arrivata seconda, ma perché molti giovani hanno confermato quello che stanno facendo di buono, quello che hanno fatto sempre come bronzo, ma mi ha molto ben impressionato Kasia, che ha dimostrato, oltre al carattere, anche una certa maturità, un pilastro difensivo innanzitutto già così giovane. E poi vorrei citare anche Borgianni, perché era da tempo che stavamo cercando di vederlo, di capire qual era la sua maturità, ma anche in difesa è stato veramente bravo, era un suo punto debole, e penso che invece in questo momento sia cresciuto molto in difesa. Allora, parlavi dei giocatori che hanno in qualche modo determinato poi la finale, Matteo. Sporcic, più di una menzione, insomma, a 36 anni ha dimostrato di fare la differenza, non è riuscito fino in fondo a farla invece dall'altra parte Vito Foglio. No, era complicato, anche per come l'abbiamo definito in telecronaca, un animale da finali come Fovio ha provato a fare qualcosa, insomma ha fatto anche delle parate di ottimo livello, però dall'altra parte c'era una squadra con troppe frecce da portare al suo arco, troppi giocatori secondo me di altissimo livello, e su tutti hai detto bene, Mario Sporcic ha giocato davvero una super serie sia di semifinale che di finale. Turković in semifinale, prima di essere espulso, aveva segnato 6 gol solo nel primo tempo, giocando una partita incredibile. Abbiamo ascoltato proprio Mario Sporcic e Vito Fovio al termine della finale, con Fovio che fa anche un'analisi di questa coppa vinta proprio da Bolzano. Ascoltiamo. È un gruppo meraviglioso, il nostro gruppo è un gruppo bellissimo, abbiamo vinto così tanto, è gente di 35 e più anni che lavora ogni giorno, veniamo qua, vediamo tutto quanto e vogliamo dare sempre il massimo. Bellissimo, complimenti a Siena. È stata una gran finale. Una grandissima finale, penso che è una finale più bella in ultimi non so quanti anni. Tanti gol, tante azioni belli. Molto, molto corretta squadra di Siena. Un complimenti all'organizzatore, a società che sta crescendo, che fa un lavoro buono, professionistico. E ecco, sono contentissimo. È una finale così complicata e così equilibrata. Sporcic ci ha fatto la differenza nei minuti finali. Ma guarda, tante volte giornalisti chiedono oggi sei in forma, domani non sei in forma. Il nostro gruppo è un gruppo dove sempre una partita uno tira fuori le forze, una volta Turković, una volta Arcieri, una volta Mate, una volta oggi toccava un po' me. Però ecco, un complimenti a tutti, alla nostra società che ci permette di avere una squadra da genere. Noi siamo una squadra nuova, secondo me abbiamo fatto una gran partita oggi. Teniamo presente che Nico Casa, 19 anni, è stato il nostro terzo in difesa tutta la partita, in attacco, anche bronzo. Dobbiamo ripartire da qui cercando di migliorarci. Io sono soddisfatto dei ragazzi, anche perché con l'assenza di Nelson e con Amin non in perfette condizioni abbiamo fatto, secondo me oggi stavamo per compiere un miracolo. Giusto così, complimenti al Bolzano che comunque resta la squadra più forte proprio per questi motivi, perché nei momenti decisivi hanno tutti la capacità di risolvere le situazioni. Ecco Riccardo, Bolzano, Siena, abbiamo detto, alle loro spalle mi pare che ci sia tanta vitalità, no? Il Cassano Magnago, lo stesso Pressano, nonostante qualche problema di troppo a livello di organico, qualche infortunio di troppo. A proposito,
un in bocca al lupo doveroso a Gaeta, prima sì, ne parlavi. Assolutamente. Uscito male dalla finale e ancora abbiamo detto del Bressano, del Casale e lo stesso Bressanone, ecco, c'è grande vitalità. Sì, poi non bisogna dimenticare una squadra che non hai citato come il Conversano, che è uscita alla prima partita perdendo per un gol, una partita bellissima contro il Cassano, che forse a livello individuale ha un roster veramente forte. Poi sai, quando giochi una partita gli episodi contano tanto, comunque non è andata avanti. Per il resto Cassano, Savini dipendente, secondo me. Savini è stato consacrato in queste finali come un leader, noi lo conoscevamo bene, però penso che ormai è un dato di fatto che è un vero centrale caratterialmente e tecnicamente. Poi abbiamo detto Siena che non ha solo degli ottimi elementi, ma ha una buona squadra e soprattutto, come ha detto Vito Fovio, è un gruppo che è nuovo, che farà sempre meglio. Bressano è sempre i soliti giocatori, molto tecnici, sanno giocare a pallamano, sanno giocare anche quasi con la marcia automatica e ora penso che cresceranno sempre di più. Riccardo, eravamo tutti d'accordo alla fine, al termine della finale, nel dire di aver visto una partita che tendeva al modello europeo della pallamano, perché sia Siena che Bolzano hanno corso tantissimo, hanno cercato tanto la velocità. Tu adesso hai fatto un'analisi di tutte le 8 squadre che hanno partecipato alla Final Eight. Secondo te che tipo di pallamano abbiamo visto anche nelle altre partite? È una pallamano che tende alla pallamano europea, quindi al correre tanto, al cercare tanto di spingere verso la rimessa veloce, che è poi anche il modello di pallamano che noi cerchiamo di perseguire anche con la nazionale, se non sbaglio. Sì, giustissimo, bravo, hai detto bene, perché la finale è stata una bella dimostrazione veramente di pallamano europea, senza gioco, senza tanti pensieri, ma anche la semifinale Siena-Cassano, molto bene anche Bressanone e Bolzano, era un ritmo altissimo, non è che il ritmo dà sempre la qualità, ma è la pallamano di adesso, per cui vedo con piacere che molte squadre la stanno utilizzando, come noi facciamo in nazionale, cerchiamo di portare avanti un modello di pallamano che è europeo, non inventiamo niente, cerchiamo solamente di crescere secondo i modelli degli altri. Bene, mettiamo da parte il settore maschile, dunque la Final Eight vinta da Bolzano, tempo di occuparci della Final Four femminile, poi faremo un'analisi a 360 gradi su quella che è stata poi la novità, l'introduzione della Final Eight e Final Four. Per il momento il dato tecnico, Matteo. Salerno vince e diventa la città in assoluto più vincente nella storia della Coppa Italia, supera tanto Trieste quanto Sassari con 7 titoli, di cui 6 peraltro di questa società attuale, della IOMI Salerno. Secondo me il dato che è emerso da questa vittoria è che Salerno è la squadra che meglio di tutte sa coniugare la forza delle sue giocatrici alla capacità di giocare queste partite, perché probabilmente anche Bressanone è abbastanza completo come organico, forse un pizzico più dederso in questo momento, ma Salerno ha la maggiore attitudine a vincere queste partite. Ne parliamo all'interno del servizio, facciamo il punto. Conto alla rovescia, Salerno vince la sesta Coppa Italia della sua storia, la PDO Salerno, la IOMI Salerno vince il sesto trofeo della Coppa Italia della sua storia. La IOMI Salerno vince la Coppa Italia per la sesta volta ed entra nella storia della pallamano italiana. Il club campano difende quanto conquistato l'anno scorso sul 40x20 di Oderzo e alla Palestra di Siena compie un'impresa che le permette di raggiungere Sassari con 6 trofei vinti e ancor di più di diventare la città più vincente in questa competizione in assoluto tra uomini e donne con ben 7 titoli, nessuno ne ha di più. A cadere sotto i colpi delle campionesse d'Italia autrici di una partita praticamente perfetta è il sorprendente Cassano Magnago, capace in semifinale di eliminare Bressanone ma poi costretta a cedere il passo sul 29-23 all'ultimo atto. Primo titolo da allenatrice per Laura Avram, giunta in corso di stagione sulla panchina del club campano con cui aveva vinto tutto da giocatrice e abile nel dare nuova linfa, nuovo entusiasmo a una squadra in grado di far pesare tutta l'esperienza delle sue giocatrici. Salerno non concede praticamente nulla, è cinica, spietata, in una parola appunto perfetta. E
come per Bolzano, il messaggio lanciato al campionato appare forte e chiaro. Salerno non ha incrociato i guantoni con Bressanone in Final Four, ma ha già regolato i conti con Oderzo in semifinale. Insomma, gli ingredienti per una pool playoff da brividi ci sono davvero tutti. Quanto alla finale, Cassano Magnago regge all'avvio sul 2-2, poi il primo break è chiuso da Pina Napoletano, l'autrice del 5-2 e che mette in questa occasione da capitano in bacheca un altro titolo. Il nuovo meno uno delle Lombarde lo sigla Cobianchi, incrociando bene sul secondo palo 10-9, ma dietro l'angolo si c'era l'affondo salernitano 4-0 per andare al riposo sul 14-9 e dare una energica sterzata alla gara. La ripresa è la perfetta sintesi di una squadra che vuole e sa vincere. Salerno amministra, gioca come chi è comodamente seduto al volante della partita. È storia, è la sesta volta in Coppa Italia da sommare a un palmarès già ricchissimo con 7 scudetti e 4 supercoppe. Curioso, Matteo, che le due squadre che hanno trionfato a Siena, Salerno e Bolzano, in campionato, in regular season, non occupino le prime posizioni, anzi entrambe sono partite decisamente male, tanto Bolzano quanto Siena, da una parte Brix e dall'altra Conversano, sono al momento le squadre che stanno dominando il campionato. Sì, credo per motivi diversi, perché Salerno comunque ha avuto un inizio di stagione con degli infortuni, ci sono state le dimissioni di Rupez, insomma più di qualche terremoto da assorbire. Invece Bolzano ci aveva abituati anche l'anno scorso a qualche passetto falso, sì, anche perché quelli sono giocatori che poi, però, quando sentono il profumo dei trofei invece cambiano completamente approccio. Riccardo, che Final Four hai visto invece tra le donne? Ma la partita più tirata è stata quella tra Cassano e Bressanone, e forse complice una giornata un po' storta di Monica Brunster, che fa sempre la differenza e rende il Bressanone, secondo me, ancora un po' più forte del Salerno. Per il resto direi che ora il Salerno è tornato a vincere e tornerà a dire la sua in campionato, perché secondo me da dicembre in poi ci ha guadagnato qualcosa, perché ha trovato nel pivot proveniente da Ferrari una grande forza fisica, è un difensore che sa anche giocare bene in attacco, e poi soprattutto il Landry, il vero leader, il carattere, la leadership che ora in questo momento ha alla grande. Ecco, poi c'è stata anche la novità di Laura Avram in panchina. Ecco, quanto pensi abbia inciso anche la presenza di un allenatore comunque molto motivato sotto questo aspetto, no? A caccia del suo primo successo da primo allenatore. Sì, ma chiaramente l'allenatore conta sempre abbastanza, ma direi che Avram è esperta, sapeva, conosce molto bene le sue giocatrici, certo, per cui non ha fatto errori, ha saputo dare equilibrio e tranquillità alla squadra, e questo si è visto. Una squadra che ha giocato molto bene, quadrata, ho visto una difesa veramente arcigna, serrata, e questo è un po' il lavoro oscuro dell'allenatore. Generalmente la difesa da sempre il credito al lavoro dell'allenatore, per cui ha meritato sicuramente il Salerno. E poi spenderei anche una parola perché il fatto di fare Final Eight e Final Four... Ma ecco, questo poi ne parliamo dopo, Riccardo, perché credo che sia un argomento da sviluppare con attenzione. Ora diamo la parola anche alle protagoniste della finale, perché se è vero come è vero che Salerno ha meritato questo successo, chapeau anche nei confronti del Cassano, che è arrivato da outsider, ha sbalordito tutti, dimostrato ancora una volta di avere un ottimo impianto di gioco, un'idea e un'identità di gioco soprattutto. Questo fuori di dubbio. Belle anche le parole di Bellotti alla fine della partita, perché aveva comunque la sensazione di non aver dato il massimo e sa che la sua squadra può dare ancora di più, quindi probabilmente questo è un punto di partenza per Cassano Magnago. Avram è dalla Costa per Salerno, Bellotti invece per il Cassano Magnago. Ascoltiamo. Abbiamo lottato per arrivare qui stasera e per vincere questa coppa che è strameritata, secondo me. Tanti titoli vinti, però questo è il primo da capitano. È il più importante. Anche per te vale lo stesso. Io l'ho detto prima, è per loro. Io le medaglie le attacco al muro, ma queste è loro e ce ne saranno altre, ne sono sicura. Dobbiamo continuare così. Ecco, sembrava una squadra alla deriva fino a qualche tempo fa. Cosa è successo? È successo che queste ragazze serviva una persona che credesse in loro, che le valorizzassero per quello che sono veramente. Io sono
io bastono, loro lo sanno, mi odiano, però ho detto che mi devono sopportare e supportare, perché tutto quello che faccio faccio per loro e farò ancora, e loro devono continuare così. Sono felice. Siete felici di essere bastonati? No, se questi sono i risultati, più che felici. Sicuramente abbiamo avuto un paio di infortuni importanti durante questa prima parte della stagione, poi piano piano per esempio ho recuperato, Valentina tornava da nuovi innesti, ci hanno dato partita dopo partita la sicurezza. Volevamo riconfermarci chi tutti giocano per vincere, per noi è importante vincere, siamo contentissime di averlo fatto in questo modo. Abbiamo giocato per vincere, oggi serviva una prestazione, una grande prestazione da parte nostra. Non è stato il miglior Cassano, questa almeno la sensazione non che abbiamo avuto. Sicuramente non è stato il miglior Cassano, non c'erano idee molto confuse in attacco. È un po' l'amarezza, sai, di questa cosa qua. Avremmo dovuto far meglio, avremmo potuto far meglio. Si ripartirà da qua, ripartiremo il campionato da qua, speriamo di fare bene. Ed allora, le parole di Matteo Bellotti. Dobbiamo ragionare sull'importanza dell'evento creato a Siena. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, Trillini lo rubiamo ancora per pochi minuti, un tempo di gustarci due spot e poi di tornare in studio per capire quanto è stato importante per tutto il movimento l'evento di Siena. La Coppa Davis torna in Sardegna. Il 6 e 7 marzo a Cagliari, l'Italia delle Stelle, guidata da Corrado Barazzutti, affronterà la Corea del Sud nel tentativo di conquistare il pass per le finals di Madrid. 11 anni dopo, l'ultimo match contro la Slovacchia, non perdere l'occasione di immergerti nel fantastico clima della Coppa Davis. Compra subito il tuo biglietto e non far mancare gli azzurri il tuo sostegno. Partecipa anche tu alla grande avventura della competizione più affascinante del tennis. Cagliari ti aspetta. Ed allora, Riccardo Trillini, ancora in collegamento, possiamo tirare un bilancio positivo per l'evento di Siena, ecco, l'idea di mettere insieme Final Eight maschile e Final Four femminile. Sicuramente è stata positiva, perché credo che la cornice di pubblico nella giornata finale sia stata veramente importante. Non so quantificare il numero degli spettatori, ma è stata una bella atmosfera, è stata, boh, non lo so, mi è piaciuto molto. Consideriamo che c'è stata tanta gente a Siena e ne abbiamo approfittato anche per fare workshop per gli allenatori, incontri con le società. È stato un momento, un fine settimana importante di confronto fra tutti quanti, non solo tra tutte le squadre ma anche tra il maschile e il femminile. Assolutamente, un momento di incontro dell'intero movimento a Siena, fondamentale anche per il prosieguo del percorso. Ecco, Matteo, mi pare che anche da parte del Consiglio federale, dal Presidente Loriente Esta, ci sia stato apprezzamento per l'esito di questo esperimento che ricalcava un po' il format della Supercoppa. Sì, era un format che aveva già dato soddisfazione. Noi abbiamo bisogno di aggregare, di mettere insieme tutte le parti del movimento per creare momenti di confronto sia dentro che fuori dal campo, come quello di Siena. La giornata finale secondo me è stata l'esplosione di una tre giorni in cui si è risperata secondo me un'area molto positiva. Il Presidente Loria, i vicepresidenti Gianni Censi e Stefano Podini intervistati al termine della partita. Una bella manifestazione, un esperimento che possiamo dire alla fine di questi tre giorni riuscito, portare insieme in una località importante, in un palazzetto prestigioso, sia la Coppa Italia maschile che la Coppa Italia femminile, tre giorni di gara con 8 squadre maschili e 4 femminili che veramente hanno mostrato la più bella pallamano italiana. E oltre alle squadre, oltre agli appassionati della Toscana, c'era tanta gente nuova in questo palazzetto e anche la città di Siena ha cominciato a conoscere la pallamano e quindi siamo felici di questo e auguriamo al Presidente Sant'Andrea e a tutto il club di essere sempre più forti in questa città. Devo dire che proprio prima, poco fa, mi è stato riferito che anche in Croazia, per esempio, che non è un paese da nulla, questa cosa si fa maschi e femmine insieme, per cui l'idea sicuramente non volevamo copiarla, è stata un'iniziativa, però è ben riuscita, per cui c'è anche stato riconosciuto che
è piaciuta e ha dato una bella dimostrazione del valore tecnico che sta crescendo, che si sta incrementando, della partecipazione perché il pubblico era notevole e poi anche del coinvolgimento delle società del territorio, ragazzini che hanno giocato negli intermezzi, ha colpito molto, per cui bene così. Una pallamano di altissimo livello sia tra le ragazze che tra i ragazzi, quindi non possiamo che essere contenti di questo risultato. Bisogna sempre puntare alto, dobbiamo, come diceva il mio amico scozzese, puntare sempre più in alto l'asticella e noi faremo così. Legittima la soddisfazione del Consiglio federale, siamo in chiusura. Riccardo, intanto grazie per essere stato in nostra compagnia in questo numero speciale di Handball Mania. Grazie a voi. Prossimo appuntamento con gli azzurri, ecco, stai lavorando già per la nuova programmazione, diciamo under 20 a parte. Diciamo che a aprile tutte e tre le squadre saranno impegnate, per cui la Seniores dovrebbe fare un, stiamo finendo di organizzare un doppio incontro in Italia contro l'Olanda, e per quanto riguarda invece gli Juniores andiamo in Francia, dove siamo stati invitati a un torneo per giocare contro Danimarca, Francia e Norvegia. E poi infine con gli allievi si va in Bosnia, dove c'è un torneo a 8 squadre. Per cui tutta la settimana, dal 12 al 19 aprile, tutte e tre le nazionali saranno impegnate. E dunque tu sarai super impegnato. Bene così, grazie ancora Riccardo Trillini, buon lavoro. Matteo, non resta che salutarci. Sì, siamo in chiusura. Direi l'unico appuntamento che mi sentirei di dare alla luce, insomma, viviamo una fase, ecco, la pallamano ai tempi del coronavirus, esatto, possiamo dire anche questo, purtroppo con tante partite che sono state rinviate. Quindi l'unico appuntamento sicuro è sabato sera, invece si gioca al Palau Blaugrana di Barcellona, Champions League in diretta su Eleven Sports ore 20, Barcellona contro gli ungheresi del Pick Szeged. Bene, grazie Matteo Aldamonte, grazie a tutti voi, ci ritroviamo giovedì prossimo sempre con Handball Mania, buona pallamano a tutti, grazie ancora a Matteo e a tutti quanti voi, arrivederci. Fatto!